Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi voglio farvi vedere che cosa c'è nella mia grooming box. Questa cassettina ce l'ho praticamente da quando ho iniziato più o meno ad andare a cavallo, più precisamente da quando ho preso Skipper, perché praticamente tutte queste cose non le avevo comprate da prima, quindi da quando facevo lezione con i cavalli della scuola, ma le ho comprate apposta per Skipper. La cassettina appunto l'ho presa al Decathlon. È semplicissimo, praticamente è color verde acqua con i dettagli come le chiusure e l'impugnatura che sono grigio scuro, ed è una di quelle cassettine che sono anche fatte per poter essere utilizzate come sgabello. Per esempio io la utilizzo quando devo fare le trecce a Skipper o quando devo fargli qualcosa come tagliargli la criniera o cose così, e quindi non ci arrivo e praticamente la uso per salirci qua sopra. Infatti come vedete qui sopra tutti questi quadratini che dovrebbero in teoria servire per non far scivolare il piede, e qua davanti ha anche una specie di fessura in cui poter mettere il lucchetto per chiudere a chiave la cassettina, cosa estremamente utile. Ora vi faccio vedere l'interno della cassettina. Abbiamo questo ripiano più piccolo dove tengo le cose che utilizzo, diciamo, per prime, e poi ha questo scompartimento più grande. Nello scompartimento più piccolino, che ha la sua maniglia praticamente, ci tengo un nettapiedi, che è questo qua azzurro con la spazzolina, che praticamente è il primo che ho preso, mentre quello che utilizzo di più è questo qua. Il motivo per cui preferisco questo rosa a questo qua è praticamente la punta. Questa qua è molto più piccola, molto più fina, e quindi riesco a pulire meglio il piede anche sotto il ferro, dove praticamente questo qua non ci arriva. Un'altra cosa che tengo qua sopra è uno spazzolino da denti, è praticamente un normalissimo spazzolino vecchio da denti, che utilizzo per applicare la ball solution. Altra cosa che tengo in questo scomparto è il pettinino, questo qua l'ho preso a sempre al Decathlon ed è un semplice pettinino di metallo, penso. Però non lo uso moltissimo perché preferisco la spazzola, questo lo uso soltanto quando devo fare magari le trecce. Poi abbiamo le forbici, queste sono delle forbici da tipo 1 euro o 2 euro comprate al negozio dei cinesi, e tagliano ben poco, soprattutto perché sono le forbici quelle da sfoltire, quindi non hanno praticamente le lame piatte, ma hanno questo tipo di lama che probabilmente non si vedrà, ma è tutta frastagliata. Sempre qua sopra abbiamo questa spazzolina, che in realtà non è una spazzola per cavalli, è una spazzola da scarpe che ho comprato in un negozio in giro così, e questa la utilizzo per pulire le coperte, quindi per togliere tutto il pelo o il fango o il trucciolo che rimane sulle coperte. Quindi io prima di spazzolarlo, quando è d'inverno e non ho la coperta, pulisco prima la coperta con queste e poi passo praticamente a pulire il mio pelo sotto. Poi abbiamo anche questa spazzolina, che praticamente l'ho presa sempre al Decathlon, è una spazzolina con le setole molto dure ed è fatta apposta per pulire lo zoccolo, quindi io prima passo il nettapiedi e poi lo pulisco con questa, così viene via praticamente tutta la sporcizia. E questa è veramente utile, ve la consiglio tantissimo, perché è piccolina, ha praticamente la forma dello zoccolo ed è molto dura, quindi praticamente pulisce i piedi benissimo. Ultime due cose che tengo qua dentro sono il collirio alla camomilla, che praticamente utilizzo quando praticamente Skipper ha la lacrimuccia, magari perché gli è entrata la polvere o magari perché ci sono le mosche, e quindi preferisco sempre averne un po' dentro la cassettina. E il lucchetto, che praticamente, come vi ho fatto vedere prima, è il lucchetto che utilizzo per chiudere la mia cassettina. Per quanto riguarda questo scompartimento è tutto, e praticamente la disposizione che utilizzo è più o meno questa. Passando invece allo scompartimento più grande, abbiamo questa striglia normalissima, e queste qua non sono quelle di plastica dura ma sono di gomma, non tanto morbide ma insomma neanche tanto dure perché Skipper le odia. E poi abbiamo anche quest'altra striglia, che è sempre di gomma, questa addirittura è morbida, sembra fatta quasi in silicone, non è silicone ma insomma è molto molto morbida e flessibile, e questa è quella che praticamente uso per pulire la faccia. E questa qua è della Fuganza, quindi l'ho presa al Decathlon, mentre questa qua è della HAAS e l'ho presa alla Grizzo.
Un'altra striglia che utilizzo molto è questa qua, ed è una Magic Brush, sempre presa al Decathlon, ed era in un pacco da 3 pezzi. Io utilizzo questa e le altre non l'ho ancora utilizzata perché attualmente non ne ho bisogno. La utilizzo più che altro d'estate, quando i cavalli addosso non hanno tanto il fango ma più che altro la polvere del paddock, e questa per pulire la polvere è veramente una cosa fantastica. Praticamente quando ho tosato il cavallo quest'inverno, prima di pulirlo, cioè prima di tosarlo, l'ho pulito con questa qua e praticamente è venuto una favola, perché non aveva per niente la polvere sotto quando poi sono andata a tosare, e per la macchinetta non avere la polvere sotto è veramente una cosa fantastica, perché così le lame non si rovinano. Perciò se volete una spazzola che pulisca bene, che pulisca a fondo, questa qua è veramente il top, straconsigliata, perché veramente io mi ci trovo benissimo. Un'altra striglia da utilizzare, però questa più che altro in inverno, è questa qua che vi ho fatto vedere nell'ultimo haul. L'ho presa sempre alla Grizzò ed è praticamente una spazzola di ferro con il manico in gel, e questa qua in questo periodo la sto utilizzando soprattutto perché con l'arrivo della primavera Skipper perde un sacco di pelo, e quindi essendo frastagliata questa qua gliela passo sopra, non tanto per pulire ma più che altro per togliere il pelo. Per quanto invece riguarda le spazzole, cioè le brusche, ho questa qua che ho preso sempre al Decathlon, praticamente ho preso tutto il set azzurro, tutte le cose azzurre, tutte uguali come la cassettina, e praticamente questa qua è la prima che utilizzo, cioè quella con le setole dure. Sono abbastanza spesse, sono abbastanza ruvide, e Skipper odia abbastanza le spazzole, odia in generale essere spazzolato, strigliato, pulito, e odia praticamente essere toccato con qualsiasi tipo di spazzola, ma va bene lo stesso. E comunque questa qua è la prima che utilizzo perché, essendo quella a setole dure, è quella che praticamente toglie il grosso della sporcizia, quindi questa è la prima che utilizzo. La seconda spazzola che utilizzo è questa qua, è della marca Oster e è quella a setole morbide. Questa qua è veramente morbidissima e la uso praticamente come spazzola da rifinitura per lucidare il pelo. Per pulire il muso invece utilizzo questa qua, che è piccolina ed è sempre del Decathlon e ha sempre le setole azzurre e il sopra grigio, come praticamente tutto il resto della cassettina, e è praticamente molto molto morbida, ha le setole molto fine, e questa qua la utilizzo appunto per pulire il muso insieme a questa striglia stra mega super morbida. E e questa stranamente è una delle poche spazzole che piace a Skipper, perché appunto è morbidissima e soprattutto perché a lui piace molto essere pulito sulla faccia, sul muso. Anzi, praticamente è l'unico punto in cui gli piace essere pulito, quindi ok. Poi passiamo alla spazzola praticamente per pettinare code e criniera, è della marca Oster. E non c'è niente da dire, io amo questa spazzola perché funziona benissimo, e a differenza di tutte le altre spazzole non ho ancora perso nessuno dei pallini che sono in cima ai denti. Parlando sempre di cose che ho preso al Decathlon, c'è questa striglia che praticamente è una striglia molto molto morbida, che però non utilizzo spesso perché questa parte in realtà è praticamente quasi identica a quella azzurra che vi ho fatto vedere prima. Quello che mi interessa di questa spazzola è la parte dietro che ha i magneti, e la utilizzo per massaggiare Skipper soprattutto nella zona del garrese, ma in realtà potete usarlo su tutto il corpo, e il motivo per cui l'ho presa è soprattutto per i magneti. Questa parte di qua la utilizzo non tanto per pulirlo, ma certe volte la utilizzo per esempio quando faccio il bagno Skipper, e quindi la uso come guanto, diciamo, per massaggiare il sapone. Siamo quasi arrivati alla fine di questo video, siamo sul fondo della cassettina in cui troviamo questi che sono gli elastici, sono della marca Kerble, e questi li ho presi al consorzio che c'è nella mia città, e sono dei semplici elastici neri che utilizzo o in gara oppure anche a casa quando gli faccio le trecce così normalmente. E poi abbiamo il districante, sempre preso al Decathlon, sempre della marca Fuganza, e questo qua non è il mio sgrovigliante principale perché io normalmente utilizzo lo Shoshin. Questo è più che altro quello che uso di riserva se c'è qualche emergenza, se, che ne so, mi succede qualcosa mentre devo fare le treccine, magari devo fare un ritocchino, devo rifare un ciuccino, qualcosa del genere, utilizzo questo che è piccolo e quindi entra nella mia cassettina. Altrimenti a casa, quando gli faccio il bagno o quando mi serve il districante, normalmente utilizzo
tipo il bottiglione alto così della Shushin e sono a posto con quello. Poi le ultime cose che abbiamo qua dentro sono questa spugna che praticamente tengo dentro la bustina in cui c'erano le staffe quando le ho prese e niente, una semplicissima spugna gialla che utilizzo per pulirgli il naso e per pulirgli gli occhi. Altra cosa è il pennello per il grasso che praticamente è nel suo contenitore che era già all'interno della cassettina quando l'ho comprata e l'unica cosa che mancava praticamente era il pennello, cioè c'era il portapennello ma il pennello in sé per sé no. L'ultima cosa che c'è nella mia cassettina è questo guanto. L'ultima cosa che c'è nella mia cassettina è questo guanto che praticamente tengo dentro la sua confezione perché altrimenti mi si sporca e mi si riempie di polvere e di pelo che si deposita sul fondo della cassettina ed è praticamente uno di questi guantoni, di qua è fatto tipo a mo' di spugna, tutto peloso e di qua invece è liscio, fatto come un panno e questo praticamente lo utilizzo soprattutto in gara perché glielo passo praticamente con questa parte sul pelo e diventa super lucido, diventa super pulito e ve lo consiglio tantissimo perché raccoglie un sacco la sporcizia e fa diventare il pelo super lucido. E questo qua può essere anche utilizzato per fare il bagno come spugna ma io appunto preferisco utilizzarlo come panno da lucidatura. Questo è tutto per quanto riguarda la mia cassettina e ora se volete vi faccio vedere la disposizione delle cose come le tengo al loro interno normalmente e questo era il video, spero che vi sia piaciuto, era un video che mi avevate richiesto sia su Instagram sia sotto nei commenti quindi ho deciso appunto di accontentarvi con questo video e mi raccomando andate a seguirmi su Instagram perché lì appunto potete richiedermi video, ci saranno dei sondaggi, ci saranno delle novità e quindi andate a seguirmi lì anche perché soprattutto sono attiva più che altro su Instagram, vi lascio qua sotto il link, se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, lasciate un commento e soprattutto iscrivetevi al mio canale. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, un bacione, ciao!